quanto sarà grande questo posto? Qualcuno voleva tenere lontani i visitatori occasionali da questo posto. Chissà se posso usare qualche incantesimo per superare questo ostacolo. Incendio! Quelli non li tocco di sicuro. Protego! Stupefatto! Stupefatto! Incendio! Ribellio! Revenio. Chissà se c'è un modo per spostare quella piattaforma. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori, ma di dove c'è traccia?
Sono felice che Richard Cornacchia abbia lasciato qualcosina per me. Ma lui dove sarà? Incendio! Un altro rompicapo. Beh, se l'ha risolto Cornacchia, ci riuscirò anch'io. È una fortuna che Cornacchia non sia caduto là sotto. Accio! Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Incendio! Un forziere intatto. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo questa caverna. Incendio! È strano. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori, ma di lui non c'è traccia. Taccio! Leviosa!
Leviosa! Accio! Revelio! Sono felice che Richard Cornacchia abbia lasciato qualcosina per me. Ma lui dove sarà? Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Revelio! Accio! Revelio! Accio! Revelio! È strano. Avrei pensato che Cornacchia non si sarebbe lasciato sfuggire questi tesori, ma di lui non c'è traccia. Un forziere intatto. Cornacchia non deve aver esplorato molto a fondo questa caverna. Revelio! Eccolo lì, il ponte. È quasi com... Altri ragni. Di certo non sono stati loro a decapitare Richard Cornacchia. Accio! Accio! Proteggo! Stupidito! Stupidito! Accio! Incendio! Levioso! Proteggo! Stupidito! Incendio! Leviosa! Accio! Leviosa! Incendio!
incendio! Levioso! Accio! Addio, mostro. Immagino che i ragni si siano moltiplicati a dismisura da quando Cornacchia è stato qui. Scheletri senza testa non ne vedo, ma tanto vale che approfitti di questa scoperta. Devo essere molto vicino ai resti di Cornacchia e a quelle pagine. E così ci incontriamo di nuovo, Richard Cornacchia. Grazie per aver custodito queste pagine per tutti questi anni. Eccola, la mappa che ha portato Cornacchia alla rovina. Cos'altro c'è oltre questa stanza? Ho già visto qualcosa di simile alla Gringot e nel reparto proibito. Dove mi trovo? Oh no, la stanza sta iniziando ad allagarsi. Cos'è che mi protegge? Che razza di magia è?
Spero solo che questa magia mi protegga fino a quando non riuscirò a uscire da qui. Che cos'è questo posto? Possibile. È lei. Qualcuno ha trovato la nostra sala delle mappe? Credo di averla già vista ai pensatoi. Lei è il professor Rackham. In persona. Confesso che sono sorpreso nel trovarmi davanti una persona tanto giovane. Ho la stessa età che lei e Isidora Morganac avevate quando siete arrivati a Hogwarts. Hai la mente attenta. Presumo che tu condivida la nostra stessa abilità. Ho ragione? Di vedere tracce di magia antica? Sì, signore, è così. Come avrai già capito, grazie alla nostra abilità, abbiamo una relazione unica con tutte le forme di magia. Possiamo accedere a espressioni di magia precluse agli altri. Ti si presenteranno delle occasioni per affinare questo raro talento. Non sprecarle. Non lo farò, professore. Grazie. Abbiamo molto di cui discutere. Ma prima, ciò che ti ha condotto qui è una mappa trovata in un certo libro. Posizionalo sul piedistallo. Non ho il libro con me, signore. È un vero peccato. Temo che dovremo rimandare la nostra conversazione finché non sarai tornato con il libro. Non capisco bene. Perché questa stanza si chiama Sala delle Mappe? Ti assicuro che non appena il libro sarà sul piedistallo, tutto diventerà chiaro. Le statue e le incisioni nella casa sulla scogliera. È lei! È un veggente. Sì. Sapeva di trovarmi qui? Al momento non posso dire di più. A parte che il tuo arrivo non mi sorprende del tutto. Molto bene. Vado subito a prendere il libro. Bene. Parleremo di nuovo quando il libro sarà al suo posto. Ho trovato le pagine e la sala delle mappe. A che mi serve il libro? Non puoi neanche immaginare. Sono di nuovo a Hogwarts. Chissà quando torna il professor Fig. Intanto però gli ho promesso che non avrei trascurato gli studi. E direi che ne ho di cose da fare fino al suo rientro con il libro.
Revenio. Accio! Devi imparare Depulso, l'incantesimo d'esilio. Utile per allontanare oggetti o avversari. Vieni in classe quando avrai completato gli incarichi richiesti. Revelio! Cosa vuoi?